Tecnoscuola, ente di formazione e non solo, siamo in compagnia del professore e direttore generale Edmondo Gallo. Salve, sì, Tecnoscuola da 20 anni sul territorio della provincia salernitana, quest'anno infatti festeggeremo il ventennale, ancora non abbiamo deciso la data. Abbiamo iniziato nel lontano 98 attraverso un'iniziativa partita da un gruppo di amici con i quali avevamo stabilito di dare la possibilità a tutti quanti volessero conseguire all'epoca un diploma, perché siamo partiti con il settore del recupero anni scolastici, di dare la possibilità di conseguire un diploma anche all'infuori degli orari scolastici e quindi operando soprattutto negli orari pomeridiani e serali. Fortunatamente i risultati sono stati soddisfacenti nel tempo, è stato un continuo crescendo. Partiti da Battipaglia, abbiamo aperto una prima sede a Salerno, successivamente anche su altri comuni del territorio salernitano, e dopodiché nel 2001, 3 anni dopo, l'ente di formazione Tecnoscuola è nato attraverso l'accreditamento alla Regione Campania. Abbiamo parlato appunto di recupero anni scolastici, che è davvero il vostro forte, ma ci sono tante altre attività. Volendo fare un excursus per quelli che sono i settori dei quali si occupa oggi Tecnoscuola, dobbiamo dire che oggi Tecnoscuola è ECP Pegaso dal 2011, credo, non ricordo esattamente la data, con risultati soddisfacenti grazie al marchio Pegaso, che ormai è una realtà consolidata a livello nazionale, con risultati eccezionali grazie alla bravura, al vedere lontano del presidente Danilo Di Ervolino. Noi siamo stati onorati di essere scelti come ECP per Battipaglia e Salerno, quindi poi tranquillamente possiamo operare in tutto il territorio della provincia salernitana e oltre. E quindi anche in questo settore, che è quello dell'università, abbiamo avuto ottimi risultati. Non so quanti iscritti abbiamo al momento, però stiamo raggiungendo risultati soddisfacenti. Risultati soddisfacenti con ovviamente anche il supporto della tecnologia, perché voi fate anche le videoconferenze, giusto? Sicuramente sì, soprattutto ecco, parlando di università, l'università telematica Pegaso dà la possibilità oggi a tutti di iscriversi all'università con prezzi anche vantaggiosi attraverso forme convenzionali. In questo momento c'è la possibilità di iscrivere quei giovani che non hanno compiuto il 21° anno di età con un costo di solo 1000 euro annui. Quindi questo l'ha voluto il presidente Danilo Iervolino, proprio per dare la possibilità a tutti di studiare, cosa che in passato non poteva avvenire perché la gente era costretta magari a spostarsi di casa, chi trovava un lavoro non poteva studiare. Invece con questa possibilità c'è il vantaggio di poter lavorare ma di poter anche studiare da casa. Poi ci sono le convenzioni fatte con tutte, diciamo, forze dell'ordine, varie associazioni, enti nazionali, enti regionali, enti locali, il cui costo è solo di 2000 euro all'anno. Quindi un'università davvero importante a Battipaglia, grazie anche a Tecnoscuola. Ma Tecnoscuola, appunto, come dicevamo, non è solo questo, ci sono anche poi altri corsi come quello dei micologi, REC, RAC. Ci può parlare un po' di questi corsi? Sì, sì, dopo aver detto del settore recupero anni scolastici, nel quale fortunatamente ci siamo distinti, ancora oggi riusciamo ad avere ottime, buone soddisfazioni da quelli, diciamo, dal risultato che raggiungono i nostri allievi grazie alle nostre metodologie di studio. Come dicevo, dal 2001 Tecnoscuola è ente di formazione professionale accreditato alla Regione Campania. Innumerevoli sono le attività corsuali che la Regione Campania ci ha autorizzato. Ci siamo particolarmente distinti negli anni, e lo stiamo facendo ancora oggi, per quanto riguarda la formazione degli operatori sociosanitari. Nell'excursus partito 2006 ad oggi penso che avremmo formato circa 800-900 persone con ottimi svolti anche occupazionali, cioè quasi il 90% di queste persone lavorano, il che significa che la figura professionale è spendibile sul mercato, e lo è ancora oggi, ma che fortunatamente anche Tecnoscuola è stato in grado di preparare questi ragazzi, metterli in condizioni di affrontare i concorsi e di superarli.
Quindi anche merito ovviamente dei docenti che avete a vostra disposizione, insomma, che davvero insegnano come poi lavorare materialmente. Sì, i docenti sicuramente vengono scelti con capacità innanzitutto professionale, ma che abbiano anche poi metodologia didattica e soprattutto, diciamo, esperienza, come nel caso, appunto, ripeto, degli operatori sociosanitari, gli infermieri che operano, sono esperienze che ormai hanno ognuno di loro un'esperienza minima di 40 anni, diciamo, nel settore. Poi, come dicevamo, appunto, ci sono i cosiddetti corsi anche autofinanziati, finanziati, ce ne parla un po'? Sì, poi Tecnoscuola opera da anni nella formazione autofinanziata. Abbiamo avuto notevoli riscontri nei corsi ex-REC, oggi si chiamano requisiti professionali per il commercio, attraverso i quali abbiamo formato una miriade di giovani. Grazie all'attestato conseguito presso di noi hanno poi potuto iniziare un'attività imprenditoriale nel mondo della ristorazione, dei bar, delle paninoteche, diciamo in generale nel campo della somministrazione a pubblico di alimenti e bevande. Nel 2004 abbiamo svolto una fiorente attività anche con l'assessorato alla formazione per i corsi micologi. Non tutti sapevano all'epoca che c'era una legge che prevedeva l'obbligatorietà dell'istituzione degli ispettorati micologici presso le ASL. Noi ne abbiamo formati circa una sessantina e fortunatamente circa 6-7 anni fa è stato inaugurato a Salerno il primo ispettorato micologico, e quindi questo è un fatto positivo, ci rende orgogliosi perché significa che siamo stati precursori in una iniziativa importante, perché gli ispettorati micologici hanno un ruolo importante, cioè i cercatori di funghi possono tranquillamente rivolgersi presso gli ispettorati per analizzarli, per vedere se sono velenosi o meno, quindi prima di poter essere immessi sul mercato, e questa è anche a tutela, diciamo, delle persone, della gente che poi li consumerà. Altro settore che Tecnoscuola è stato, insomma, lungimirante è quello degli steward. Voi nel 2008 avete iniziato con un connubio con la Salernitana, quindi un grande lavoro già dal 2008. Connubio bellissimo quello con la Salernitana, l'allora presidente Antonio Lombardi, se non vado errato, ci ha scelto come ente di formazione per la formazione degli steward. Ne abbiamo formati all'epoca, non ricordo, penso un 150. E tutti bene o male hanno trovato qualche spazio occupazionale, se non un'occupazione fissa, ma trovare il modo, il proprio stipendio, di metterci qualche altra cosa vicino attraverso appunto queste attività che loro andavano a svolgere all'interno degli stadi italiani. Noi siamo abituati a fare un'analisi del mercato, cioè delle persone che vengono presso di noi, e ci siamo resi conto che circa l'85% degli iscritti che si seguono poi nel tempo sono gente che è tornata da noi attraverso quello che si chiama il referral marketing, cioè il cosiddetto passaparola. Ciò significa che abbiamo seminato bene, abbiamo operato bene, perché se viene consigliata Tecnoscuola da chi si è avvalso dei nostri servizi, significa che ha avuto serietà, professionalità e che sono alla fine stati trattati bene. Adesso è nata una nuova costola di Tecnoscuola, ci spiega un po' di cosa si tratta? La nuova costola di Tecnoscuola è nata da circa un anno e mezzo, Tecno Quality, è un'altra società che si occupa prevalentemente di ambiente, qualità e sicurezza. Già i risultati ottenuti in questa nuova iniziativa sono soddisfacenti, ma noi miriamo in alto, cioè cerchiamo di crescere anche di più e di far sì che anche poi con Tecnoquality si possa festeggiare il ventennale e quindi andare oltre. Anche Tecnoquality in ogni caso è stata accreditata come ente di formazione professionale, e non a caso è in atto il primo corso di idraulico forestale, che sono gli operatori appunto che dovrebbero operare in genere nelle comunità montane. Vi occupate ovviamente anche di ambiente, giusto? Proprio per quanto riguarda il settore ambiente abbiamo svolto nel 2003, se non vado errato, dette le piattaforme ecologiche, all'epoca non esistevano le isole ecologiche, ne abbiamo formate all'epoca una quindicina con ottimi risultati, è stato un bel corso veramente con il plauso della regione Campania quando questi ragazzi sono stati esaminati. E non avendo il dato di tutti questi ragazzi, ma presumo che molti di loro stiano appunto lavorando in queste isole ecologiche che poi successivamente sono cominciate a nascere in provincia di Salerno. Per quanto riguarda i corsi autofinanziati, Tecnoscuola in questo momento ha in attivo corsi per agenti di commercio, quelli appunto che intendono svolgere l'attività di rappresentanti agenti di commercio,
corsi per agenti di affari e mediazioni, che sono quelle persone che vogliono iniziare l'attività di agente immobiliare, ed anche qua per la verità abbiamo avuto soddisfazioni notevoli. Molte agenzie oggi che operano nel Salernitano si pregiano dell'attestato Tecnoscuola, e per noi anche questo è motivo di soddisfazione, anche perché questi soggetti che hanno conseguito questo attestato hanno raggiunto poi il loro obiettivo di aprire la loro agenzia immobiliare, ma chiaramente sono stati messi in condizione dai docenti Tecnoscuola di affrontare l'esame della Camera di Commercio, che è un esame selettivo che solo chi supera quell'esame alla fine può svolgere l'attività di agente immobiliare. Quindi questo anche ci rende orgogliosi e soddisfatti del nostro operato. Volevo inoltre parlare dei corsi per alimentaristi, ex libretti sanitari. La normativa sta cambiando, dovrebbero, fino adesso c'era la possibilità di farli in FAD attraverso altre regioni. In questo momento la Regione Campania ha emanato una nuova disposizione pubblicata sul Burk non più di 2 settimane fa, dove dice che questi corsi per alimentaristi debbono svolgersi anche con modalità online, oltre che con la modalità frontale. L'esame in ogni caso sarà solo ed esclusivamente frontale, per cui gli attestati che non avranno questa caratteristica, ahimè, non avranno, diciamo, valenza sul territorio campano. Possiamo ricordare adesso come contattare Tecnoscuola, quali sono i vostri canali? Sì, noi come Tecnoscuola chiaramente, oltre ai recapiti telefonici, siamo su Facebook, sui social in generale, su Instagram, su YouTube. C'è sempre un'attività di segreteria pronta ad accogliere le richieste, le informazioni dei nostri utenti e a dare soddisfazione. Oltre ai social con i quali appunto si può contattare Tecnoscuola, siamo onorati di essere ospitati anche da Sud TV, che si è sempre distinto sul territorio provinciale e anche oltre provincia di Salerno. Siamo onorati di essere rappresentati e promossi da Sud TV.